Il maltempo veloce che era stato previsto dai meteorologi è arrivato e nella mattinata del 1° novembre Trieste ha visto situazioni di disagio difficili anche grazie alla concomitanza con l'alta marea. La concomitanza infatti tra forte pioggia e l'alta marea ha causato il non solito fenomeno dell'acqua alta anche a Trieste, quindi non solo a Venezia dove la situazione è stata veramente pesante per tutta la giornata. In tre zone del centro, compresa Piazza Unità d'Italia, strade limitrofe e parte delle rive sono state chiuse al traffico perché sommerse l'acqua fino a circa 20 cm. L'alta marea ha rallentato e impedito il flusso dell'acqua verso il mare, anzi il mare è venuto anche oltre, fino appunto a far straripare tombini e fogne che erano in superficie. Bloccato il canale grande, la situazione si è normalizzata nella tarda serata, decine e decine di interventi dei vigili del fuoco, allagato il magazzino del caffè degli specchi, allagata la discoteca Mandracchio ed ancora allagato il Teatro Verdi, dove vedremo anche le immagini che stanno scorrendo. Ci sono stati circa 30 cm di acqua nel sottopalco, nonostante appunto l'intervento dei tecnici del teatro per far defluire l'acqua. Più acqua si buttava fuori, più acqua ne rientrava. E ancora disagi lungo i locali, lungo le rive, disagi si sono verificati veramente in tutto il centro. Super lavoro per polizia locale, vigili del fuoco, polizia e protezione civile che è intervenuta per cercare di limitare i disagi. Da segnalare anche un incidente in Piazza Goldoni attorno alle 10.30, quando un ragazzo di colore ha attraversato la strada ed è stato centrato in pieno da un autoveicolo che stava camminando lungo la carreggiata. L'uomo ha fatto alcuni metri di volo, è stato trasportato dall'ambulanza a Cappinaro dopo circa 30 minuti che l'ambulanza era rimasta ferma per cercare di mettere in sicurezza l'uomo. Comunque l'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Una giornata da dimenticare, anche tutto il vano delle caldaie del Palazzo delle Generali di Piazza Unità è stato invaso dall'acqua e sono intervenuti i vigili del fuoco. Situazione appunto difficile, molti locali, per fortuna i danni possiamo dire che sono limitati, ringraziando il cielo. Certo è che comunque questa emergenza, tutto sommato, bisogna dire, è stata affrontata abbastanza bene, perché la macchina organizzativa degli interventi è scattata bene, anche grazie alle sempre più esatte previsioni del tempo. I didn't know what we felt. You were looking at me while we played with the heart. I was confused without you. There was something more. I didn't know what I felt. I was looking at you in his arms, in his life. I didn't know, but I went away from. After all.